Ragazzuoli, ciao a tutti. Dopo le cocenti notizie di ieri, siamo un pochino ancora così, siamo un pochino tutti rincoglioniti, almeno io, quindi nel senso, se lo sono io, perché non dovete esserlo anche voi. Però io in tutto questo insisto, perché poi comunque sono arrivate delle notizie abbastanza carine che tutto sommato un sorrisino te lo fanno venire fuori, no? E io, come sempre, vi invito a scaricare OneFootball per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le notizie di calciomercato a tema Juventus tra gioie e dolori, perché la Juventus sul mercato è molto bastone e carota. Più bastone che carota, però questo è comunque un altro discorso ancora e vabbè, fa lo stesso, siamo abituati. Alla fine è sempre bello vivere le sessioni di mercato della Juventus come delle esperienze mistiche e noi lo facciamo sempre impegnandoci parecchio e lo fa anche proprio la Juventus, quindi vuol dire che il livello è abbastanza alto. Perché ieri comunque è arrivata anche una notizia, dai, che tutto sommato tanto malvagia non è. Dopo quello che abbiamo sentito nel tardo pomeriggio, la sera è arrivata una notizia più bella, più carina, che parla di un'uscita, che parla di Mattia De Ciglio alla Roma, a prescindere da quello che potrebbe essere un possibile approdo di Edin Dzeko a Torino. E di questa possibilità di vedere De Ciglio a Roma ne avevo parlato anche ieri pomeriggio in live, proprio perché nel primo pomeriggio di ieri era uscito un articolo di Tuttosport, che quindi dici, boh, vabbè, leggiamo la notizia, però non si sa quanto possa essere affidabile e o veritiera, che parlava appunto di una concreta possibilità di vedere De Ciglio a Roma. Questo perché comunque effettivamente la Roma di Terzini ne ha ceduti, Florenzi al PSG, Karsdorp pare sia andato al Genoa, a sinistra invece Kolarov all'Inter, quindi diciamo che per quanto riguarda i Terzini la Roma non è che sia messa proprio benissimo, considerando che praticamente tutti quelli che aveva sono andati via. E considerando che De Ciglio può giocare sia a destra che a sinistra, non sto qui ad entrare nel merito del come, però può farlo. Lo metti terzino destro, gioca, lo metti terzino sinistro, gioca male, vabbè, però ci gioca, cioè magari chi non ci gioca neanche, no? Aveva la sua logica, magari, no? Puntare su un giocatore come De Ciglio, vista la sua duttilità e visto anche il suo costo, perché si parla di una valutazione attorno alla decina di milioni, milione più, milione meno, tendente sicuramente un pochino più almeno. E pare che la Roma sia del mio stesso pensiero, perché appunto Di Marzio, anche ieri sera, e anche Fabrizio Romano hanno parlato di una trattativa parecchio avanzata, che non è, diciamo, la classica voce di mercato, non è la voce così che esce e poi sparisce. Quantomeno speriamo non sparisca e speriamo si possa realmente concretizzare. Il più è capire le modalità, perché per esempio, sempre nell'articolo di Tuttosport che ho citato in precedenza, si parlava di o prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo con pagamento spalmato in più anni. Io questo ovviamente ancora non lo so. Il più onestamente è darlo. Poi il come lo vediamo, cioè nel senso non è un problema. Si parla sempre comunque di una valutazione generale appunto del giocatore che va sulla decina di milioni e pare che anche la Roma sia concorde per quanto riguarda questa valutazione qui, quindi nel senso anche loro sono disposti a darli e va benissimo. Speriamo che se dovesse essere ipoteticamente ovviamente un prestito, speriamo che la Juventus riesca a prendere due spicciolini di prestito oneroso più obbligo preferibilmente di riscatto a, boh, la cifra mancante per arrivare sempre a questa famosa decina. Poi lo possono pagare anche in 7 anni, però intanto preferibilmente dai. Anche se vedendo quella che è un attimino la situazione attaccanti, dato che la Juventus sembra molto intenzionata a Dzeko e seguendo le ultime notizie pare sia diventato anche proprio il piano A della Juventus, non mi stupirei di vedere magari uno scambio, magari con conguaglio a favore della Roma, probabilmente, però ecco, uno scambio per sistemare anche un attimino il bilancio e dare la possibilità ad entrambe le squadre di fare una plusvalenza. Poi, se comunque loro vogliono De Ciglio, a prescindere da quella che è la questione Dzeko,
va benissimo, io non è che sto qui a dire assolutamente no, però insomma vedendo quella che è anche un pochino la situazione a livello economico in generale dei club, dato che la Roma vorrebbe De Sciglio, dato che la Juventus pare voglia Dzeko, non sarebbe male in caso neanche fare una roba del genere, così accontenti un pochino tutti e riesci a mettere a posto un pochino, in minima parte, il bilancio. E per il resto, ragazzuoli, io penso ci sia veramente poco da dire. Se Paratici dovesse riuscire realmente a piazzare De Sciglio, per quanto spesso e volentieri si possa criticare, magari alle volte anche giustamente, alle volte invece anche esagerando ed esasperando il tutto un po', ecco, piazzare De Sciglio penso sia a prescindere un gran colpo, soprattutto poi se hai la possibilità di fare plusvalenza, cosa che molto probabilmente accadrà in caso di partenza, considerando che il giocatore è arrivato 3-4 stagioni fa, mi ricordo, per 12 milioni e venderlo ad una decina di milioni starebbe a significare fare una plusvalenza di 5-6 milioni e soprattutto liberarti di, se non sbaglio, 5 milioni lordi di stipendio a stagione, che per un giocatore che è panchinaro e soprattutto spesso e volentieri, oltre che ad essere panchinaro, è infortunato, direi che è tanta roba. Tanto poi l'abbiamo visto anche la scorsa stagione, che alla brutto Dio il terzino, oltre a Danilo, te lo può fare Cuadrado. Quest'anno a sinistra pare che la Juventus sia intenzionata a puntare anche su Luca Pellegrini, quindi a sinistra, oltre a Pellegrini, c'è Alexandro. Comunque avresti quattro terzini come avevi sostanzialmente l'anno scorso, e tra tenere De Sciglio e tenere Pellegrini penso sia un pochino meglio tenere Pellegrini, oltre che per l'età, per il talento, anche per il costo, perché Pellegrini non prende sicuramente 5 milioni lordi a stagione. Infatti c'era anche il dubbio per l'ennesimo anno sulla questione terzini, no? E si parlava spesso e volentieri di una possibilità di vedere per l'ennesimo anno Pellegrini fuori, sempre per una questione numerica, mi viene da pensare, no? Oltre che per una questione magari economica. Si parlava di Pellegrini nuovamente in prestito, uno tra De Sciglio, Danilo, Pellegrini doveva partire. Se riesci a vendere De Sciglio, insomma, non vendi Pellegrini, risparmi, fai plusvalenza, magari aggiungendo pochi milioni riesci anche a prendere Edin Dzeko in caso di ipotetico scambio, e direi che onestamente va benissimo così. Per quanto riguarda questa operazione, sempre se si dovesse concretizzare, perché alla fine mai dire mai qui, sarebbe un'operazione veramente molto molto buona. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!